Il treno della memoria ha fatto tappa al ghetto di Cracovia, altro luogo simbolo, dopo i campi di Auschwitz e Birkenau, dell'odio razziale e della barbarie nazista. Giovani e pensionati si sono riuniti poi in assemblea per ragionare insieme sul senso di questo viaggio e su come tenere viva la memoria. L'assemblea è cominciata con un lungo abbraccio collettivo, simbolo dell'unione tra generazioni che in tanti, troppi, vorrebbero che fossero divise. Quando sono partita, in effetti credevo di sapere cosa avrei trovato e in realtà mi sbagliavo. E l'angoscia che mette quel posto è qualcosa di irripetibile. Si è letto dei libri, si è visto dei film, però quello che ho toccato con mano è una cosa veramente che mi lascerà il segno per tutta la vita. È stato un viaggio altamente formativo, un toccare tangibile di quello che è stato la brutalità del nazismo e dello sterminio insieme a persone a noi completamente differenti, non solo per età, ma anche per condizione sociale magari, per luogo di provenienza, per modo di pensare. Quello che rende ricca questa esperienza è anche questo, ed essere accanto a persone diverse da noi e scambiarsi opinioni ed idee. Dietro le storie delle singole persone, e parlo delle persone più anziane, dello spirito, ci sono storie di lavoro, ci sono storie di lotte, ci sono storie personali bellissime, e tutte loro, il loro piccolo, questa è la mia piccola parte, hanno contribuito a difendere la democrazia in questi anni. Perché è vero che la democrazia ci è stata data, però attenzione, non è una cosa gratis. L'avete detto in tanti, tutti avevamo conoscenza dell'esistenza dei campi di sterminio, ma il passaggio che si fa nel visitare il campo è dalla conoscenza alla coscienza. Ho sentito dire tante volte la parola compagno, una parola che alla mia generazione non appartiene, ma la parola compagno è un'etimologia molto forte, deriva da cum e manis, stare insieme a tavola, dividere il piatto, la pietanza. E allora l'auguro più forte che mi faccio prima di concludere è questo, di continuare a stare insieme, di continuare concretamente a essere compagni. La vostra parola sono le vostre cose, ciò che ci avete detto oggi, sono il regalo più bello che potevate fare. Siamo stati insieme qualche giorno e sono certa che diventando più grandi, adulti, avrete dei figli e quando avrete la nostra età avrete anche dei nipoti. Portateli a Cracovia e dite loro cosa avete provato la prima volta qui, insieme a persone di una certa età. Ognuno di voi porterà una testimonianza a casa e ognuno di voi, sono certa, che saprà trasmettere con saggezza ciò che la verità merita, e non solo per ricordare, ma per far comprendere che l'ingiustizia si deve combattere ogni giorno, anche questo l'hanno detto i giovani e i meno giovani, che la solidarietà, la libertà, il rispetto verso i più deboli, i diritti di cittadinanza, la dignità, la pace, la democrazia, sono conquiste che non si ottengono mai una volta per sempre. Sono diritti da difendere ogni giorno, in ogni realtà, nella scuola, nel lavoro, nella società. Noi lo diciamo a voi, come i nostri genitori e i nostri nonni l'avevano detto a noi.